Sappiamo che quando si parla di fare un upgrade al vostro PC, fondamentalmente vi vengono in mente tre marche: Intel, AMD e Nvidia. Diciamo che questo 2022 è a trazione posteriore. Che cosa significa? Significa che a partire da settembre-ottobre cominceremo a vedere una marea di prodotti estremamente interessanti da tutte e tre le case, quindi credo sia giusto fare un pochettino d'ordine per quanto riguarda l'offerta che ci sarà sul mercato. Prima di cominciare però vi ricordo che in descrizione c'è il link Telegram per il canale delle offerte, dove ogni tanto trovate delle offerte belle succose e anche errori di prezzo che vi fanno risparmiare un bel po' su molti prodotti tech. Ad esempio ultimamente abbiamo linkato un PC completo MSI che da 1500 euro tramite coupon Amazon e tramite offerta a tempo è sceso a circa 990 euro, quindi un giro io me lo andrei a fare. Parliamo di Nvidia, e no, non parleremo della GTX 1630, che con i suoi 512 CUDA Core è matematicamente 21 volte meno potente di una 3090 Ti. È una cosa ridicola pensare che una 1630 uscita nel 2022 va alla stessa maniera di una 1050 Ti uscita nel 2016. Ma va bene, ok. Parlando di Nvidia, mi viene da paragonarla a, sapete, la cheerleader di una scuola superiore americana. Cioè, è quella che tutti vogliono, è la più bella, è forse la migliore in tante cose, però ogni tanto qualche zozzeria c'è stata nel passato. La serie 3000, sebbene sia fantastica, ottime performance, tutto ciò che volete, a livello di dissipazione termica, sia per quanto riguarda la GPU, sia per quanto riguarda, e specialmente per quanto riguarda, le memorie GDDR6X, è letteralmente un panegirico di emozioni negative. Sappiamo benissimo che l'RTX 3000, sebbene siano l'architettura migliore per un lavoro all around per quanto riguarda, non lo so, content creation e anche gaming o comunque streaming, sapete, tutti quei processi che praticamente vanno a sfruttare in maniera massiccia la scheda video, ha comunque dei problemi, come ho detto, a parte la dissipazione e il consumo energetico, in effetti a far preoccupare un pochettino me in primis e specialmente chi dovrà comprare una nuova scheda video, perché l'ultima uscita di casa Nvidia, cioè una RTX 3090 Ti, arriva tranquillamente a consumare abbondantemente al di sopra dei 450 watt e a volte anche al di sopra dei 500 watt. Sull'internet già si vocifera del fatto che una probabile RTX 4090 Ti, se mai dovesse esserci, o 4080, possa arrivare a consumare tranquillamente al di sopra dei 500 watt senza nemmeno un overclock applicato. Partiamo dal presupposto che, sì, le performance ci sono, è inutile negarlo, Nvidia ci ha donato la migliore architettura per fare tutto al PC da un punto di vista grafico, ma a che costo? E attenzione, non sto parlando assolutamente del costo della in bolletta, perché fondamentalmente se una scheda video vi consuma 600 watt di potenza, il problema non è per il costo dell'energia elettrica, ma più che altro per il vostro alimentatore. Un componente molto energivoro non è dannoso per le vostre tasche, o meglio, è dannoso per le vostre tasche perché dovete cambiare l'alimentatore, vi serve un alimentatore decisamente in grado di erogare più watt. Ad ogni modo, sebbene le performance sono certo che saranno eccezionali, Nvidia diciamo che ha preso l'approccio Intel, cioè della serie a noi non interessa assolutamente nulla del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, basta spingere sulle performance. Parliamo adesso della diretta concorrente per quanto riguarda Nvidia, specialmente nel comparto grafico, e cioè AMD. AMD è quel genitore che praticamente ha due figli di età diverse nella stessa scuola e uno, diciamo, ha cominciato l'anno un po' zoppicando, poi però si è rimesso in riga e ha cominciato letteralmente ad andare bene. Questo sto parlando ovviamente dei Ryzen, che con la prima serie erano un pochettino così, però poi con le serie successive si sono dimostrati degli ottimi processori. E invece l'altro figlio di AMD è praticamente, anche lui forse ha cominciato l'anno un pochettino così, diciamo che poi al quinto anno è riuscito ad arrivare agli stessi voti dei primi della classe.
senza la lode però. Questo è riferito invece alle schede video, perché le schede video AMD, come io ho avuto modo di provare e uscirà un video nei prossimi giorni, sono perfette per giocare, non hanno nulla da invidiare a una scheda video Nvidia, nulla da invidiare a una scheda video Nvidia. Ovviamente non hanno tutta la rifinitura a livello software che può avere un'architettura come quella di Nvidia, non ci sono Tensor Core, non ci sono performance in ray tracing super mega fighe, ma ad ogni modo per giocare in rasterizzazione sono delle schede video davvero davvero ottime. Finalmente AMD è riuscita a unire la nomenclatura dei suoi prodotti, infatti le RX 7000, cioè le schede video, e i Ryzen 7000 promettono di essere veramente una Symphony of Destruction, se mi permettete un pochettino la quote. Abbiamo già visto come i processori di AMD promettono di essere veramente un'architettura rivoluzionaria, perché saranno i primi processori a livello consumer ad avere una litografia 5 nanometri. 5 nanometri significa più performance, meno dispersione di energia, più efficienza totale e un restringimento delle parti interne tale che probabilmente il socket nuovo LGA 1718 potrà essere riutilizzato per almeno 3 o 4 anni, come è stato per il socket AM4. È inutile nasconderlo, voi sapete che io adoro l'architettura Ryzen, sia da un punto di vista rapporto qualità-prezzo, sia da un punto di vista affettivo, perché se non fossero usciti i Ryzen, i primi Ryzen, processori a 8 core con un prezzo decisamente competitivo, io non avrei potuto cominciare comunque a fare streaming, a fare content creation, per cui sì, mi aspetto molto da questa architettura. Ovviamente deve subentrare lo spirito critico, se Intel fa dei processori che sono migliori e rapporto qualità-prezzo e soprattutto dispendio energetico vanno meglio, beh, a quel punto bisognerebbe fare il salto. Per quanto riguarda invece le schede video, diciamo che si sa ancora poco. Probabilmente le RX 7000 avranno una struttura multi-chip module. Che cosa significa? O ci saranno due GPU sullo stesso PCB, cosa che io ritengo probabile magari per solamente la lineup high-end delle schede, quindi stiamo parlando di un eventuale RX 7950X, o addirittura si parla di una struttura fatta a chiplet. Che cosa significa? Vari insiemi di core, come è successo per i Ryzen, che lavorano o all'unisono o lavorano in maniera separata per dare prestazioni ottime in vari ambiti. Ci feci già un video qualche tempo fa e la cosa in cui speravo, sentendo appunto questa nuova struttura di GPU, era il fatto che magari si potesse programmare, non lo so, un chiplet affinché avesse delle performance migliori in ray tracing, quindi che si concentrasse solamente sul rendering del ray tracing, quindi riflessioni e rifrazione di luce in tempo reale, mentre tutto il resto della GPU si concentrasse sulla rasterizzazione classica dei videogiochi. Dalle ultime news, ovviamente queste sono fonti dirette da AMD, ci viene detto che le RX 7000 sono delle schede video che andranno molto meglio in ray tracing rispetto alle RX 6000. E meno male, perché il punto debole delle RX 6000 è il ray tracing. Ma a questo punto mi sorge spontanea una domanda: ma ne vale davvero la pena? Cioè, il ray tracing è davvero così importante che per essere utilizzato in maniera ottimale vi deve far spendere più soldi, dimezzarvi le prestazioni e ricorrere a metodi di abbassamento della risoluzione in maniera dinamica, tipo il DLSS o l'FSR 2.0. Apro e chiudo parentesi, l'FSR 2.0 mi piace molto di più del DLSS a livello estetico, non lo so perché, lo vedo meglio, ma la risoluzione nativa è decisamente tutta un'altra cosa. Raga, io penso ci sia stato un bel po' di indottrinamento da questo punto di vista, da quando Nvidia è salita sul palco e ha presentato l'RTX 2000 dicendo: no, a voi il ray tracing serve. E chi mi segue anche in live lo sa, sai che io praticamente sono molto contro il ray tracing, non contro l'avanzamento tecnologico, ma con il voler far credere a noi pubblico che il ray tracing sia necessario. Ad ogni modo, RX 7000 e Ryzen 7000 promettono di essere degli ottimi concorrenti per il creare una build tutta AMD.
Ma adesso passiamo un pochettino a Intel. Intel, diciamo che negli ultimi anni ha preso un bel po' di schiaffi. Non a livello prestazionale, assolutamente. Riconosco e ammiro le prestazioni degli ultimi, della serie Alder Lake, dell'Intel di dodicesima generazione. Io ho avuto la fortuna di provare un 12700K, ho avuto la fortuna di provare un 12400 e sono processori mostruosi. Processori mostruosi però che consumano, attenzione però, al consumo di picco riescono a consumare un bel po' di potenza, perché sebbene la nuova architettura fatta di core di performance e core di efficienza sia decisamente molto conservativa per quanto riguarda i watt utilizzati, quando in effetti bisogna spingere, i processori spingono e spingono un bel po'. Ad ogni modo, verso settembre-ottobre dovremmo vedere Raptor Lake, o anche conosciuto come Intel di tredicesima generazione, promette delle frequenze di boost pari a 5.5 GHz di default, per quanto riguarda ovviamente il top di gamma, con delle notizie molto certe che parlano di frequenze di boost, penso sempre su uno, massimo due core, di 6 GHz. Ora, fermo restando che il processo produttivo rimane sempre quello degli Intel Alder Lake, quindi l'Intel 7 Node, che non è un processo produttivo a 7 nanometri, ma bensì è un processo produttivo a 10 nanometri, io comincio veramente ad avere paura dei consumi per questi processori. Sappiamo benissimo che un 12900K, se overclockato o comunque lasciato andare libero con tensione anche automatica, può arrivare tranquillamente oltre i 300 watt. Benissimo, ma un 13900K che riesce tranquillamente a superare i 5 GHz, 5.5 GHz, tutto ciò che volete, a quanto può arrivare di watt necessari praticamente? Questo è lo stesso problema dell'RTX 4000. Non è tanto importante il consumo poi elettrico in bolletta, l'importante è il vostro alimentatore, perché se il vostro alimentatore non ce la fa, il PC si spegne e allora dovete cambiare alimentatore. Intel dovrebbe finalmente, a breve credo, farci vedere delle review per quanto riguarda le loro GPU Arc. Ok, sono delle GPU bene o male di fascia bassa, fascia media, che dovrebbero andare a sostituire la controparte, quindi Nvidia e AMD, in quella fascia. Il problema è che sono uscite delle review in cui Intel, queste sono direttamente da Intel, in cui si vedeva che alcune GPU erano, la serie 700 era paragonabile a una 3060 o una 3060 Ti. Il problema era che però erano appunto dei dati direttamente provenienti da Intel, quindi leggerissimamente manipolati, come Intel fa anche con i processori, appunto, ma perché loro devono vendere il prodotto. Quindi prima di parlare delle schede grafiche di Intel, io preferisco avere sotto mano delle review da parte di recensori comunque esterni ad Intel, non perché ne voglia parlare male, ma perché appunto non ho voglia di dire qualcosa di sbagliato che possa andare a favorire magari l'acquisto di questa scheda video e magari qualche lamentela da parte di un utente qualche giorno dopo, ecco. Ritornando un attimo ai processori di tredicesima generazione, questa sarà l'ultima generazione con il socket LGA 1700, il che significa che gli Intel di quattordicesima generazione avranno bisogno di un nuovo socket, quindi di una nuova scheda madre, quindi di un cambio totale di build se volete passare dalla generazione 12 alla 14 o dalla 13 alla 14. Ora, è vero che pochissimi appassionati fanno questo salto di generazione in generazione, ma se voleste farlo, capite benissimo che il gioco non vale la candela, perché se l'aumento prestazionale è di circa il 10%, ma il costo totale del cambio arriva a superare il 70% di tutto, non è proprio, voglio dire, la cosa migliore da fare. Ed ecco perché da questo punto di vista io tendo comunque a dire: aspettate un attimo che AMD esca con i propri prodotti, perché come è successo per il socket AM4, il socket AM5 potrebbe durare 3-4 anni. Oltretutto, i dissipatori compatibili col socket AM4 saranno compatibili col socket AM5, quindi anche lì sono dei soldi risparmiati. Andando a tirare un pochettino le somme, direi che le strade da intraprendere questo inverno, quest'autunno, sono 3. 1. Voglio le performance. 2. Voglio le performance sì, ma ci sto un pochettino attento. 3. Voglio avere l'efficienza energetica maggiore. La prima strada, quella del voglio le performance, sarebbe assemblare un PC di fascia alta con CPU Intel e scheda video Nvidia.
è inutile negarlo, mostri di potenza, performance assurde, letteralmente performance che adoro, che io ho provato e sono veramente over the top. Però poi se il sistema di picco arriva a consumare 1000 watt, non è proprio la cosa migliore, vi ripeto, non tanto per la bolletta ma quanto per l'alimentatore, perché dovresti acquistare un alimentatore di fascia altissima. Andare invece a creare un sistema che sì ha delle buone performance ma è un po' più power efficient sarebbe magari prendere un processore AMD e una scheda video Nvidia. Attenzione, ormai siamo arrivati al punto in cui sia che si scelga AMD, sia che si scelga Nvidia per quanto riguarda le schede video, sia che si scelga Intel per quanto riguarda i processori, ormai non si sbaglia, si riesce tranquillamente a fare tutto e a farlo bene. La strada invece del power efficient sarebbe scegliere un sistema con CPU e GPU AMD, perché sappiamo, processo produttivo a 5 nanometri su entrambe le periferiche, quindi i consumi saranno decisamente molto bassi. Ovviamente, se si vuole spingere, sono certo che si troverà il modo di spingere e anche lì i consumi aumenteranno. Ma diciamo che di base AMD lavora molto di più sull'ottimizzazione rispetto alle due concorrenti. Come ho già detto, potete scegliere qualsiasi di queste tre periferiche, non sbagliate, siamo arrivati a quel punto finalmente in cui non è che dovete scegliere per forza AMD perché c'è un buon rapporto qualità-prezzo, però vi fa scendere le prestazioni in single core o magari nei videogiochi, oppure dovete spendere tantissimo però dovete mettere sotto azoto liquido determinati componenti. Assolutamente, siamo arrivati al punto in cui dove comprate fate bene. Adesso c'entrano preferenze personali, siete content creator, siete soltanto dei giocatori, siete praticamente persone che vogliono una build fatta interamente dallo stesso produttore? Beh, questo ovviamente poi spetta a voi deciderlo. Detto ciò, fatemi sapere le vostre opinioni, sono molto interessato a questo topic perché in live noi parliamo spesso di questo, c'è comunque il link in descrizione se volete venire a fare una chiacchiera ogni tanto, e ci sono molte persone che o vogliono le migliori performance o vogliono le performance magari al 90% però con un risparmio energetico bello considerevole. Quindi vorrei sapere la vostra, sono veramente molto curioso. Io comunque vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella, vi ricordo che c'è il canale Telegram delle offerte in descrizione e aspetto le vostre opinioni. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao belli. Ciao.